Assolutamente sì. No, chiaro, Se sei no, no. stilato, domani piove in tutta Italia e non è carino, diciamo, visti i tempi. Esatto. Vediamo. Allora, diretta iniziata. Vediamo un po', la vedo anch'io, sì, sui gruppi, perfetto. Ok, siamo ufficialmente in diretta. Ecco qua. Ottimo. Ah, ecco E qua, mi vedo. poi vedo Facebook che mi traduce se nel cellulare togli l'audio e io con l'H traduce una roba strana. Ah, beh, certo. Con il mio accento devo lavorare su questa cosa, se no, vabbè. L'addizione, l'addizione. Bravo. Esatto. Va Vabbè. bene. Ok, siamo in onda qui. Buonasera a tutti. Da Eccoci qua. me c'è già la prima, anche da te penso che cominciano. Sì, ottimo. Sì, io ho visto su. Siamo in onda anche su alimentazione a quattro zampe. Sì, l'ho Perfetto. visto. Ottimo. Ottimo, ottimo. Sempre bello ritrovarti, Annalisa. Poi in realtà facciamo le dirette proprio una scusa in più per sentirci, no? Sì, ormai sono anni, cioè, è iniziato così, invece sono anni. Che mi insegue, perché in realtà il povero Luca mi insegue dalla mattina alla sera, poverino. Perché io mi dimentico, io sono svampita proprio da morire, quindi lui mi dice. Certe volte mi dice, ma mi dovevi mandare quella cosa? Io, ma l'ho mandata? Sì, ma quando? Però l'avevi scritta, spesso e volentieri era scritta, mancava l'ultimo gesto atletico di premere in giro. mi sopporta, boh, chissà da quanti anni sono, nemmeno me lo ho presente. Esatto. Comunque siamo in diretta sia sul gruppo col mio diario Salute del Cane, sia sul gruppo Alimentazione a quattro zampe. E per chi ancora non conoscesse Annalisa Barrera, la dottoressa Annalisa Barrera è la nutrizionista ufficiale del progetto Cuor Mio e come ho già detto in passato mi sento super fortunato di avere la sua attenzione, di averla avuta fin dall'inizio. Ed è così che ogni tanto facciamo queste dirette dove trattiamo argomenti che possano esservi di aiuto, di chiarimenti, no? Per quanto riguarda l'alimentazione del vostro cane. Poi nel mio gruppo ogni tanto quindi parliamo anche non solo di fresco, di umido, ma anche di un'alternativa un po' particolare che può essere utile per chi non è ancora convinto giustamente del fresco, ci mancherebbe, però ha un'alternativa sana che non è appunto né fresco né umido, ma è fatta bene e quindi perché no? Ancora non sappiamo bene come chiamarla, diciamo la verità. Sì, perché pro questo problema noi ce lo siamo posto. Ogni tanto io mi sono pure svegliata, ti ho mandato un messaggio: no, non la dobbiamo chiamare crocchetta, È perché in vero, è realtà vero. non è una crocchetta. Se, nel termine, Anche le diciamo, sembianze sono diverse. esatto, come dire, nel collettivo la crocchetta è quel cibo secco. Fatto soprattutto con estrusione, adesso ci sono i pellettati a freddo, ci sono varie lavorazioni, però una caratteristica è che voi avete queste palline più o meno grosse o di forma più o meno diversa, molto omogenee, se ci fate mente locale hanno sempre un colore molto omogeneo, possono essere colorate, ma è un colore solamente per voi padroni, non perché effettivamente ci sia dentro qualcosa di diverso, sono tutte uguali, devono essere tutte uguali, e colorate più o meno, molto omogenee, un po' polverose, di solito marroncine e basta. Cuor mio non è così. Cuor mio non è un termine negativo, assolutamente, ma è un po' grumosa, cioè mantiene un po' di grezzo, che fa capire che si parte da materie prime assolutamente fresche, non da farine. Questa è una cosa che la sottolineerò sempre, anche quando dicono lavorazioni diverse, biologico, uso umano, ricordatevi che la differenza è che qui non si parte da nessuna farina, tanto che il lavoro di Luca, di chi cucina, è mio per cercare di creare una crocchetta, è stato abbastanza laborioso, perché logicamente non è facile ottenere un prodotto appunto omogeneo. Non usando le farine, che è anche come resa, perché se voi usate le farine, la resa è molto più Eh elevata, logicamente. sì,
se io uso il pollo tagliato a coltello, anche fosse macinato, una volta cotto, chi fa casalingo, ma anche chi cuoce la fetta di pollo per sé, sa quanto perde. E quindi questo è un guaio per chi produce. Cioè, io metto un chilo di pollo, non ottengo un chilo di cuor mio. Ci manca, anzi, no, l'impasto crudo, da 10 kg di impasto crudo, poi a seconda della ricetta otteniamo da 10 kg, dai 2,5 kg ai 3,4 kg, quando, a seconda della ricetta. Questo anche, diciamo, per questo secondo me è una cosa abbastanza anche unica. Logicamente, la sparo subito, Luca, costa. Vai. Sì, costa. Okay. Ma signori, costa perché è fatta così. Quando vi presentano un prodotto, anche fosse artigianale, che ha dei costi troppo inferiori, vuol dire che da qualche parte qualche po' di farina c'è. Perché non c'è, ma non è una questione di cattiveria, ma è proprio, se io compro, ecco, torniamo sempre al famoso pollo, se io compro un chilo di pollo, il costo del pollo è questo. Se io do un chilo di pollo, anzi a 10 kg di pollo e il resto ottengo 3 kg, rendetevi conto della resa e poi dei costi. Poi Luca deve dare da mangiare ai suoi figli, a se stesso, alle persone che lavorano, deve farvi un pacchetto, deve spedirlo, quindi c'è tutto un... Luca fa, vabbè, adesso poi ne parleremo con più calma, fa anche delle analisi, cioè non, anche se è un prodotto artigianale, teoricamente potrebbe farne a meno, Luca fa sempre le analisi di controllo, ha fatto le analisi per decidere la scadenza, ha fatto le analisi per vedere se le proporzioni nutrienti andavano bene a questa rompiscatole della dottoressa Barera, io sono abbastanza rompiscatole, e quindi considerate tutto questo lavorone dietro per poi avere un prodotto lavorato. Per questo dico, poi non ci si può svegliare la mattina e fare una crocchetta così, una crocchetta, un cuor mio, diciamo. È vero, è vero, hai ragione. Io tra l'altro vedo qua nell'editor della diretta che ho un video senza audio del crunch prima di insacchettarlo, no? Di confezionarlo. Ah. Prova a mandarlo, non so che succede. Prova, sì. Vediamo un po'. Eccolo, guarda. Si vede? Questa è con la ricetta invernale che sembra un verde pistacchio scuro, perché c'è l'alga spirulina. Beh, per esempio, ecco, un'altra cosa interessante è che non è omogeneo neanche nella colorazione, perché giustamente, appunto, non è omogeneo l'impasto, quindi anche questi pezzetti sono abbastanza variegati, per cui anche questo fa capire la tipologia di lavorazione, che è assolutamente diversa. Sì, in questo abbiamo messo anche la spirulina per dare una botta di vita invernale, perché la spirulina è ricca di vitamine del gruppo B e quindi ci aiuta a dare più energie. Infatti, perché hai voluto fare queste ricette diverse? Col mio, hai visto, trattasi di alimentazione naturale, per cui sarebbe un po' anomalo focalizzarci su una ricetta sola, no? Come poi è stato all'inizio, ti ricordi? All'inizio siamo stati un anno o due con solo la ricetta al pollo, però è bene variare, no? Perché un conto è dire il cibo, sì, completo, inteso come razione K, è fatto per sopravvivere, però poi per vivere in salute è bene anche variare, giusto? Altri non ci sono. Sì. Ma infatti anche, a parte il fresco c'ha una sua variabilità di base, tranne in casi di patologie particolari si cerca sempre di preservare una, diciamo, media variabilità. La base sarebbero due tipi di proteine, per esempio, anche per evitare casi di intolleranze. E poi diciamocelo pure, non ci si pensa mai, perché ricordiamoci che alimentare un cane è alimentare il cane, non è alimentare il padrone. Perché questa cosa sfugge. Le pubblicità, i segnali, le informazioni sugli alimenti per cani e sull'alimentazione del cane sono spesso, e direi quasi sempre, diretti al proprietario, non a quello che effettivamente al cane può piacere, se ci pensiamo un attimo. Perché al cane, per esempio,
biologico, non biologico, che gli frega, lui deve piacere di quello che gli metti sul piatto. Allora, la variabilità aiuta il cane anche a vedere il cibo come un qualcosa di, io lo dico, vivo, cioè un qualcosa come se fosse in natura, quindi senza parlare di nutrienti, proporzioni, no, proprio il concetto che quando si mangia si ama un po' di variabilità anche nella bocca, cioè mangiare sempre, sempre, sempre gli stessi sapori fa sì che molti animali non abbiano più uno stimolo da parte del cibo e diventa una cosa meccanica, non è più il piacere di, come succede per noi, sederci a tavola e mangiare. E sembra una sciocchezza, ma questo, specialmente nei cani di alcune razze che sono un po' più portati ad avere problemi nel mangiare, proprio perché non associano più il mangiare alla sopravvivenza, al cibo, ma il mangiare diventa un momento di rapporto spesso negativo col proprietario, questa variabilità può servire tanto, a differenza di gusto, la novità, quindi alternare i gusti può Tantissimo. essere assolutamente di aiuto, in questa situazione. Per cui poi sì, essendo in inverno si è deciso di fare una cosa un po' più mirata, però è anche vero che, per esempio, non è che siccome è invernale, se poi è presente anche in estate non si può mangiare, non c'è una Esatto, differenza assolutamente. di calorie o di pesantezza, perché per esempio molti mi dicono se in inverno o viceversa in estate bisogna cambiare la tipologia di cibo per aiutare per quel tipo di stagione, quindi in estate è un po' più leggero, in inverno un po' più Esatto. pesante. Non è esattamente così per un motivo molto semplice. Innanzitutto i nostri cani non vivono più in giardino. Certo, se voi mi dite che avete il cane che vive in giardino, sì, aumentategli le calorie perché poveretto deve, per quanto ha la cuccia, tutto quanto deve. Ma in realtà, normalmente i cani fanno una vita abbastanza tranquilla, quindi questi cambi, come dire, di tipologia di cibo a seconda della stagione non ha molto senso. Poi siamo sempre lì, penso che anche Luca lo dica a chi compra cuor mio, se il vostro cane dimagrisce, aumentate un po', se il vostro cane ingrassa, diminuite, cioè cercate anche di imparare a guardare il vostro animale, perché il Assolutamente sì. Assolutamente proprietario non lo conosce nessuno, quindi sì. sicuramente è Anzi, la su cosa questo più. punto ti dirò, sul il quaderno salute del cane di ottobre, dove hai scritto anche tu il pezzo, tra l'altro, coincidenza, la parte, eccola qua, la Sì. parte più introduttiva è stata fatta sui controlli, su come, diciamo, controllare il peso, oltre incrociando il peso poi al controllo visivo per capire se è peso Esatto. o no. Mi raccomando, questa è una cosa molto importante perché spesso il proprietario confonde la fame con l'effettiva esigenza di cibo. Vi spiego. I cani ci sono quelli che mangiano nella maniera corretta e sono i migliori, quelli che non mangiano e quelli che invece qualunque cosa gli ponete davanti continuerebbero a mangiare all'infinito. Ovvero ci sono anche dei cani che sono stati abituati che ogni volta che chiedono, come un bambino, ricevono. Quindi è logico che loro chiederanno sempre di più. Come fare a capire se il mio cane ha una fame da esigenza reale di più nutrienti piuttosto che, diciamo, un capriccio o un'abitudine? Lo dovete pesare con regolarità. Lo pesate con regolarità e quindi vedete sulla bilancia e guardando il body condition score, cioè una foto Esatto. di lato e dall'alto. Io vi consiglio, per esempio, se il vostro cane ha problemi di peso, di fare queste foto regolarmente, perché certe volte avendolo sott'occhio tutti i giorni non vi rendete conto. Con una foto focalizzate quel giorno. Si pesa massimo una volta a settimana, non esagerate perché sennò ogni giorno può alzarsi o abbassarsi il peso. Esatto, e mi raccomando, stessa bilancia, stesso orario, perché se mangia, non mangia, ha fatto i bisogni, cambia tutto e anche le bilance sono tutte diverse. Questo è molto importante perché se il vostro cane dimagrisce, effettivamente ha bisogno di un aumento di pappa. Se il vostro cane è, diciamo, normopeso e non perde peso, è una fame un po' nervosa, dovete abituarlo a degli orari, diciamo, riequilibrare un po' tutta la situazione. Questo eviterebbe tanti cani sovrappeso, obesi, Ah, sì, così via. assolutamente d'accordo. Comunque, guarda, ci sei anche tu. Eccomi Eccomi qua, il consiglio del nutrizionista.
Esatto. Nulla, comunque il discorso che dicevamo all'inizio, visto l'analisi e cose varie, anche perché tendenzialmente chi vuole iniziare, si sveglia domani e dice voglio fare cibo per cani, effettivamente può farlo, poi per quanto sia controllato da, come noi, ASL o Carabinieri del NAS, però non si entra nel merito delle ricette. Quindi l'assurdo potrebbe essere prive di omega 3, omega 6, e in realtà poi nessuno ti verrebbe a dire niente. Che poi è anche il motivo per cui io ho iniziato a cercare di sensibilizzare le persone e far capire che il sano, il genuino, il naturale, sano, genuino, naturale, artigianale, sono in termini super mega inflazionati, non sono sinonimi poi di completo per il cane. È quello che ti dicevo io, genuino, biologico, sano, umano, non è che sono dei termini che mi dicono effettivamente cosa c'è in quel cibo, sono dei termini per me umano che ormai associo questi termini a qualcosa di buono, ma perché? Perché in campo umano, se io mi permetto di produrre un cibo, un prodotto, e scrivo genuino o biologico, deve seguire strettamente delle regole, altrimenti mi becco di tutto e di più. Nel cane questo non è, non c'è, c'è una regolamentazione, ma è più un consiglio, diciamo, non è che alla fine, come dice Luca, viene qualcuno a bussare alla porta e dice ah, ma tu hai detto biologico e invece usi appunto la farina non può essere considerata biologica in quanto è una materia prima lavorata, estrapolata, e quindi non anche venisse da animali cresciuti con l'erbetta, perde le sue caratteristiche. Quindi, anzi, non avrebbe proprio senso. Esatto, questa è la cosa importante, cioè non affidiamoci alle parole, ma cerchiamo, io spiego sempre, sia nel gruppo che ai miei clienti, dovete essere molto critici. Essere critici non vuol dire essere veterinari, nutrizionisti, biologi, no, possiamo, come lo facciamo col nostro cibo, possiamo farlo con quello degli animali. Quindi, da un lato noto che c'è più interesse, questo sicuramente sì, perché se no né io né Luca saremmo qua seduti a chiacchierare, perché diciamo gliene fregherebbe niente a nessuno. Io sarei a consigliare pizze probabilmente. Esatto, bravo. Meno stress, sicuramente meno stress, però diciamo così. Però d'altro lato vedo che ancora c'è un po' di superficialità, cioè quando qualcuno arriva e vi dice ma insomma fai così, va benissimo, padella, spiattella, metti in forno e tutto è pronto. No, perché se fosse così semplice, Luca non avrebbe la barba bianca, sarebbe felicissimo. Invece abbiamo combattuto parecchio, abbiamo combattuto anni per arrivare, diciamo, a una certa confidenza col prodotto, sicurezza che non facesse danni collaterali. Poi guardateci. Guardate, bisogna metterci la faccia. Come dice Luca, nessuno lo va a inseguire. Però se poi un cane sta male, nessuno può fare nulla, ma non puoi vivere col pensiero che hai fatto stare male il cane. Cioè, non fai questo lavoro. Quindi se tu metti la faccia... Comunque, al di là della componente etica, direi che... Ma sì, ma a parte questo, se tu hai deciso di investire tanto e di rischiare tanto per avere un prodotto che puoi chiamare artigianale, che puoi chiamare naturale perché alla fine viene cotto leggermente, che puoi chiamare in mille modi, è perché hai voluto creare un prodotto che avesse un senso. E laddove tu vuoi consigliare, tu no Luca, in generale, vuoi farti bello e vuoi consigliare un mangime, un prodotto, devi essere consapevole di questo, che ci hai messo la tua faccia e tue sono le conseguenze di quello che dici. Io spesso nel mio gruppo vengo tacciata di essere abbastanza severa e io spiego sempre, se voi siete sereni nel dare spiegazione ad altri e però pagate le conseguenze, come per esempio è una cosa che succede anche nell'uomo. Ah, hai mal di pancia? No, prendi questo farmaco che ti ha dato il mio dottore.
Perfetto, se poi all'altra persona viene un'ulcera, tu ti prendi la responsabilità, oppure sei convinto che siccome hai provato ad aiutarlo va bene lo stesso? Non va bene lo stesso. La stessa cosa è quando si consiglia l'alimentazione. È logico che se io consiglio un biscotto, un dolcino per il compleanno, una sciocchezza di questo tipo, non succede nulla. Se si va su cose giornaliere bisogna stare attenti, perché poi il cane, io dico sempre una cosa che è molto triste, Conrad Lorenz è stato un grande etologo, il primo etologo austriaco, lui ha inventato lo studio, l'etologia cos'è? Lo studio del comportamento degli animali in pratica, che è la base di tante cose, anche dell'alimentazione del cane in realtà. E lui diceva che gli animali più che sono più usati come animali da compagnia sono quelli che sopravvivono meglio. È tristissimo. Cioè, non quelli che si sono adattati meglio a vivere con noi, quelli che riescono a sopravvivere, dicendo in parole povere, alle nostre cazzate, perché è quello il concetto, no? L'animale delicato lo terrà una persona nel mondo, perché gli muore subito. L'animale resistente, come il famoso povero pesce rosso che lo butti nel fango e lui più o meno sopravvive, non è un pesce tropicale che ha bisogno dell'acquario, no? Cane, la stessa cosa. Il cane è un animale che si adatta. Quindi, quando qualcuno mi dice, ma io per 15 anni ho dato pane e poco altro, e il cane è stato perfetto. No, il cane è sopravvissuto per 15 anni, ok? Allora, siccome lui sopravvive, anche quando noi facciamo delle grandi cazzate, non lo vedete subito. Però vi garantisco, perché se voi fate un po' mente locale è così, che poi sono cani che quando sono anziani hanno un sacco di problemi, hanno problemi renali, hanno problemi epatici, e mi viene detto, è normale. No, non è normale. Non si invecchia malati. Cioè, non è che si invecchiare vuol dire essere malati di conseguenza. Quindi il fatto che a una certa età e ormai è diventato normale che un cane e un gatto stiano male, no, assolutamente no. Inumano, vi faccio un esempio, inumano è normale ma molto triste che dopo una certa età la percentuale di possibilità di prendere il cancro aumenta, ma nessuno nella medicina umana dice vabbè, è normale, teniamocela così. Gli studi sull'ambiente, l'inquinamento, l'alimentazione continuano proprio perché si vuole capire come evitare. Stessa cosa, cane. Capito? È vero, no, è importante, cioè siate critici quando vi fanno le cose. Fare una dieta o prendere col mio non è difficile, logicamente, cioè si può fare tutto, però quando ve la pongono lì come ma sì, ma non c'è problema, ma dai un po' di questo, un po' di quello, non muore nessuno, no. Semplicemente no, non è così, perché se si studia tanto ci sarà un motivo. Se ci sono i risultati, io vi voglio dire una cosa, lasciamo stare me, che io faccio diete casalinghe, mi occupo, cioè ormai sono anni, comincio a ingranare anche tra i veterinari, ci sono molti veterinari che collaborano, ma io faccio una cosa un po' particolare. Luca fa un prodotto, come dicevo prima, che ha anche un costo, e però Luca è riuscito a inserirsi in un mercato nonostante il suo cibo. Ha un costo, perché parliamoci, poi uno deve uscire i soldini dalla tasca. Cosa vuol dire questo? Che ha i risultati. Cioè, dati da tutto questo lavoro, perché non si è improvvisato. Logico che se i clienti di Cuor Mio si trovassero male, anche lì non saremmo qui a chiacchierare stasera. Se potessi durare sei mesi, ora come ora, con visto la velocità dei feedback, dei pareri che circolano online, dovresti davvero poco. Esatto. Quindi questo vuol dire che cioè, il lavoro paga, nel senso che si è cercato di creare un prodotto che appunto desse dei risultati. Ora, Cuor Mio da quant'è che produce? Io non mi ricordo. Per me sono tipo 100 anni in realtà. Sono mio figlio, che bene o male tutto questo poi coincidenza, abbiamo iniziato con la sua nascita a 5 anni. Suppongo che in 5 anni ci sono cani che magari li mangiano, non dico da 5 anni, ma da anni. No, sono anche cani che mangiano da 5 anni. 5 anni, capite bene che in 5 anni ci fossero carenze, problemi serie, si sarebbe visto, perché logicamente non parliamo di ho iniziato la dieta da un mese, già un anno di dieta
cambia tutto. Quindi se questi cani sono riusciti mangiando cormio, non hanno problemi ancora oggi, ripeto, vuol dire che il prodotto è stato fatto bene, ma è stato fatto bene non perché c'ero io e basta, o c'era Luca e basta. Si è fatto un lavoro che è durato mesi e mesi. Sì, io non ho detto a Luca, questa è la mia dieta, seccala in forno, hai fatto la crocchetta. No. No. Poteva essere così, ma la materia prima, e quando si degradano i grassi, e cosa usiamo come olio, usiamo questo, usiamo quello, quello mi fa venire l'impasto troppo mollo, e quello è troppo duro, e la fibra, e non la fibra, anche i gusti dei cani, perché a un certo punto anche bisogna far sì che sia gustoso, e quindi queste cose, cioè, devono pagare prima. Reperibilità degli ingredienti. Io ho sempre l'incubo di alcuni ingredienti, è difficile da reperirli. Immagino difficile. Io, diciamo, noi, diciamo, sul nostro sistema abbiamo passato i 1400 clienti, no? Però dicono che comunque non sono niente in confronto ai marchi delle aziende mangimisti, che, diciamo, usiamo questa parolaccia. Guarda che lì è un problema che ho anch'io, se ci vuoi. Allora, io mi sono fatto il calcolo. Vabbè, io ho attivi circa 3.000 clienti, li ho fatti finora il doppio, ok? Sembrerebbero dei numeri. In realtà, se anche andando a valutare il gruppo Alimentazione Quattro Zampe, che fra poco arriviamo a 40.000, siamo lo 0,01%, se non di meno ancora, della popolazione canina e di gatti, perché si è fatto un calcolo che ci sono in Italia 60 milioni di animali. Questo vuol dire cosa? Che l'interesse c'è, ma ancora la maggior parte delle persone neanche ci pensa, capito? Sì, oppure sai cosa? Il primo impatto è con i prodotti più famosi di noi, mettiamola così, non faccio nomi e cognomi, anche come tipi di diete. L'impatto è brutto, perché magari si trovano male e tutto viene cancellato. Allora, per esempio, nel mio caso l'impatto è con quelle diete prefabbricate come la BARF, RAV. Logicamente il proprietario dice, vabbè, provo la BARF. La BARF è un'ottima dieta, ma non va bene per tutti. Oppure c'è quello che si spaventa del cibo crudo e dice, allora non posso fare diete casalinga, perché se devo dare per forza crudo... Oppure anche la difficoltà di preparazione, e questo taglia le gambe a tantissime persone. Nel tuo caso tu sei ancora, secondo me, molto di nicchia, perché è difficile far conoscere questo prodotto, che è completamente diverso da tutti gli altri, un po' come il mio, nel senso che il mio metodo è un po' particolare, quindi ha più difficoltà a inserirsi e a fare numeri. Io spero che questa cosa, ti dico io, che rispetto a quando ho iniziato, perché ho iniziato quasi 10 anni fa in realtà a fare informazione, poi il lavoro come nutrizionista ho iniziato nel 2016, ma in realtà prima ho iniziato, anzi aspetta, no, perché io Indo l'ho preso nel 2000, non mi ricordo quando ho preso Indo, 2009. Comunque, ho iniziato un bel po' di tempo fa e quindi praticamente l'informazione la faccio tanti anni, l'inizio è stato difficilissimo, adesso è più facile e va avanti, quindi le cose non possono che andare avanti, è molto lento, però ti dico, il problema fondamentale è quello che ti dicevo, i costi, la difficoltà di preparazione, tanti che si presentano magari, diciamocelo pure, hanno più soldi per farsi pubblicità, la gente si convince con la pubblicità, come dici tu, genuino, buono, tic tac, tic tac. Noi lavoriamo con 200.000 veterinari che ci aiutano, io non vedo mai nei nomi, io questo lo dico in pubblico anche qui, non critico assolutamente né vado a giudicare la qualità dei prodotti, però io vi dico questo, io Barera, se qualcuno come Luca mi dice, mi fai la crocchetta, l'umido, il biscotto, cuor mio. Non dico che ci tengo che lui faccia il mio nome, ma è lui che deve avere la voglia di fare il mio, perché
l'ho aiutato. Quando a me mi io sinceramente, quando a me mi spuntano il nostro staff e team di veterinari, nutrizioni, chi sono? Perché non sono tutti uguali. Cioè, non c'è solo Annalisa Barrera, cioè sono tantissimi nutrizionisti d'Italia. Però io li voglio sapere chi sono queste persone, perché ognuno ha un metodo diverso, una preparazione diversa, quindi la pubblicità fa tanto ancora, abbiamo tanto un lavaggio del cervello. No, scusami, ti ho interrotta, vai, finisci. No, dicevo, questa è la criticità. Sì, tu hai uno staff di veterinari, è vero, non sto dicendo che è falso, chi sono? Università di qua, l'università di lì, è uno solo, è un gruppo che fa un certo tipo di lavoro, chi sono? Lì dovete lavorare sulla chiarezza, perché voi siete clienti, ma avete anche la responsabilità di un... È come per i bambini, se voi vi dicessero questa pappina è stata creata dal pediatri, sì, chi siete? Non gli do questa pappina a mio figlio, se non so cosa c'è dentro. No? Poi non è tanto diverso il ragionamento che fanno, almeno chi sceglie quel mio, è molto delicata la scelta dell'alimentazione. Poi c'è chi appunto non lo sceglierebbe mai perché banalmente appunto perché costa tanto, no? Allora non si arriva, non si addentra ad arrivare a farsi questo tipo di domande. Però generalmente, infatti, questo anche un po' rispecchia il fatto che ancora in Italia, per quanto ci sia un'attenzione, per quanto quasi una persona su due ha un animale, il concetto ancora di attenzione verso la salute dell'animale è sempre molto relativa in Italia, mettiamola così, perché anche nel resto del mondo questo è molto più invece presente. Infatti nel resto del... parliamo per esempio degli Stati Uniti, che sono il paese su cui si fa sempre riferimento, no? Negli Stati Uniti non è che non usano mangimi, li usano, ma ci sono delle battaglie continue, ti garantisco, anche da parte del veterinari, le associazioni veterinarie, associazione dei proprietari, contro le aziende mangimistiche, contro chiunque. Cioè loro non si pongono il problema di dire: senti, tu stai facendo una cosa per il mio cane, io pretendo che quella cosa sia fatta in un certo modo, se non ti piace io ti denuncio. Facendo recentemente, che ho fatto un articolo, una cosa della FDA che aveva sulle crocchette senza grano, senza frumo, senza cereali, ho letto per esempio una cosa che mi ha lasciato molto così, cioè quando sono nati i range nutrizionali, cioè quelli che oggi fa per esempio la Fediaf, no? Tu dici, nella crocchetta o nel cibo commerciale deve esserci tot di proteina, tot di fibre, tot, lo decidono loro, con studi. Quando sono uscite queste cose anni fa, diciamo dopo guerra, c'è stato un po' di confusione, perché prima dicevano una cosa, poi un'altra. Le associazioni dei veterinari gli hanno detto: allora, o cominciate a fare il lavoro per bene, o noi vi boicottiamo. Capito che la mentalità già anni fa c'è un'attenzione verso l'animale da compagnia veramente alta. Da noi non è così alta, è inutile ce la raccontiamo, non sono i cuoricini su Facebook, i gruppi amici degli animali, non è quello. Noi ancora non siamo pronti, ma forse non lo saremo mai, e non c'è neanche niente di male a considerare in effetti il nostro cane, il nostro gatto, il nostro pesce, la tartaruga, qualunque animale, come un animale che va trattato bene, non fatto sopravvivere. Noi ci proviamo. Io spero che non andrà in questo modo. Comunque la difficoltà che vedo io, cioè, perché poi visto ce la dobbiamo spiegare, però è anche questa, cioè decenni di cibo industriale comodo, comunque cibo commerciale che costa poco, poi così dal dopoguerra, oggi è una realtà scomoda arrivare a dire: guardate, scusate, ma se veramente, come dici su Facebook, ami il tuo cane come tuo figlio, ma com'è che gli dai, perché non gli cucini a casa, oppure perché non spendi e dai col mio? È una realtà scomoda, perché da una parte nella dieta casalinga si preclude, no, rimboccarsi le mani è un impegno, dall'altra parte c'è uno sforzo economico. A volte è difficile
è tanto più difficile quanto poi non tutte le persone hanno magari soltanto un cane, magari ne hanno 4, 5 di più e arrivare allora, oggi a la mano... Qui ti interrompo due secondi perché questo è un argomento che a me capita spesso anche su chi mi scrive per una dieta o nel gruppo, o il fatto di avere più animali o il fatto di avere un cane grosso. Non vi hanno puntato la pistola. Attenzione. Sì. Allora, se io compro un cane di una razza che diventerà 40 kg, è assolutamente inutile, e siamo sempre lì a una mentalità, dire... ma c'è il cane grosso, posso comprare solo le crocchette al supermercato? No, perché non te l'ha messa nessuno la pistola. Allora io dico sempre il mio esempio, io posso dirlo perché io ho preso Nano, che era un cucciolo di 45 giorni. È il molosso, no? Sì, e mi dissero arriverà a 10 kg. Il ragazzino ora ne pesa 30, io potrei dire non è che lo sapevo che mi diventava 30 kg, ora sono nei guai. Però anche lì, chi prende cani, anche per aiutarli, ma ci mancherebbe, o chi ne ha più di uno, o chi ha cani grossi, signori, quando si prende, è come quando fai un figlio, tu non fai un figlio se non sei sicuro di avere le possibilità di poterlo gestire al meglio, o no. Sì, è vero. Però quando ho attorno a te, tutte le voci ti sussurrano all'orecchio, dai, vai, prendi un altro, tanto... cioè, è anche vero, cioè, mi metto anche dall'altra parte, no? da dove poi sono venuto, tutto il mondo, il sistema, diciamolo così, ruota attorno al fatto ripeto, cibo low cost è comodo, dal veterinario al supermercato alla televisione, e quindi da una parte mi rendo conto che arrivare poi in seconda linea come facciamo noi e dire attenzione, se veramente vuoi fare il tuo meglio bisogna che ti traghetti verso un'altra alimentazione. Però, è una realtà, Luca, nel 2021 c'è internet, c'è Facebook, ti puoi informare, e voglio dire il buon senso, poi non è che io adesso, attenzione, non è che adesso chi dà la crocchetta per me non ama il suo cane, cioè attenzione, non sto facendo questo discorso. Il discorso fondamentale, anche dando la crocchetta, è oggi abbiamo i mezzi gratuiti per essere consapevoli. Quindi se tu davanti, perché quello che a me dà fastidio è che davanti alla consapevolezza ti dicono no, è come dico io. Allora, prescindere che tu puoi scegliere lo stesso di dare quel mangime piuttosto che quell'altro, non cercare di convincere me però che hai ragione. È una tua scelta, la rispetto, ma non hai ragione. Cioè, siamo lì, non so come dirtelo in maniera più educata, però ripeto, oggi si sa che alcune cose, anche per noi, no, fanno male se tu le continui a fare... fatti tuoi, cioè nel senso lo sai che fanno male, c'è l'informazione che te lo dice, poi non lo diciamo solo io e tu, Luca, guarda che all'estero soprattutto certi tipi di informazione che ho preso anch'io, perché io ho studiato, non è che mi sono svegliata la mattina, all'estero sono presenti da molti anni, perché noi italiani non riusciamo mai a essere in linea? Cioè, noi arriviamo sempre 20 anni dopo. Cioè, il primo libro sulla BARF è uscito nell'89. 89. Siamo nel 2021. E ancora stiamo a dibattere se, come, perché, guarda... No, la situazione è questa. Diciamo, noi... diciamo, abbiamo tanto di buono da poter fare, mettiamola così, anche perché insomma, quando abbiamo iniziato, stiamo facendo il nostro lavoro. Noi stiamo facendo questo lavoro di informazione, nonché tu anche di produzione alternativa. Si continua. I risultati ci sono stati, non sono, però andiamo avanti. Sì, io no, poi non è che devo fare collezione di Ferrari, ecco. È bello comunque vedere il piccolo, quando è piccolo, come piccola, no? la nicchia più sensibile a una sana alimentazione, è anche più, si tocca anche più con mano, no? Il bene che tu puoi fare. Quindi rimarrai nella storia, sei il primo ad aver fatto
un prodotto senza usare le farine, senza usare cereali. Sarai ricordato comunque così, dai. Della storia, spero sì, sempre sì. Questo anche per me, no? Sarà sì. Ricordata come quella che a muso duro si è buttata così. Esatto. Hai ragione, hai ragione. Rilando la sentenza. Allora, poi tra l'altro c'era, avevo visto una domanda interessante. Mm-hmm. Sai quelle domande che in alcune dirette ti auguri mai che non vengano fatte, ma per fortuna no. Sì, invece sono ben accette. Si risponde a tutto, sì. È questa. Come mai i veterinari non sanno più cambiare gusto? Allora, dipende da che cosa. Allora, in realtà, se parliamo di veterinari, io le posso spiegare che, non so, 50, allora, se lei cambia gusto, le dicono no, ma non è necessario cambiare gusto, anche cambiare gusto fa male. Se lei non cambia il gusto, le diranno no, però almeno due gusti deve dare, perché altrimenti non c'è variabilità. Allora, in realtà, senza nulla togliere al lavoro del veterinario, che è un medico, ricordiamocelo, e pertanto va rispettato perché ci salva i nostri animali, di alimentazione il 90% ne capisce un po' poco, e certe volte mi chiedo pure come fanno loro ad alimentarsi, perché non sanno proprio il basi, ma quello non è un problema. No, allora diciamo che i veterinari, ognuno ha le sue idee, perché purtroppo la cosa fondamentale è che il veterinario non viene effettivamente preparato dal punto di vista nutrizionale. Questo cosa comporta? Che ognuno di loro può avere una sua idea, però la scienza non è fatta da idee, è fatta da concetti che sono stati dimostrati. Non ha molto senso che un professionista abbia una sua idea, magari da esperienze personali, ma deve superare l'esperienza personale con la scienza, con i risultati, con quello che, diciamo, è reale. Quindi non so perché alcuni dicono non cambiate, alcuni dico cambiate, dipende anche, attenzione, da cosa date. Tipo, se date fresco, normalmente si usano 2-3 proteine alternate in vario modo. Se usate l'umido, come anche il cuor mio, potete variare un po' più spesso anche i gusti, perché essendo cibi molto digeribili, cuor mio ancora di più, potete giocare con 2-3 gusti anche durante il mese. Se date il secco classico, vi consiglio di non cambiare se non una volta ogni 6 mesi, perché lì diventa in effetti un po' uno stress, ma perché quei mangimi sono pieni di ingredienti difficili un po' da digerire, quindi se voi cambiate continuamente gusto rischiate un po' di stress. Ma nel caso del cuor mio, per esempio, il cambiare il gusto un po' più frequentemente non solo non fa male, ma, come dicevo prima, può aiutare il cane ad avere un senso più preciso del mangiare, può variare comunque i nutrienti, perché per quanto siano completi, ognuno ha una sua caratteristica, tipo questo che ha fatto vedere Luca, la spirulina, negli altri non c'è, quindi può essere una cosa in più, ecco. Per cui, ecco, questa è un po' la spiegazione, che ognuno ha le sue idee. In realtà non dovrebbe essere così. Dovremmo avere tutta un'idea abbastanza comune e scientifica, però va bene. Hai ragione. E poi io ti volevo stuzzicare su un tema, perché mi trovo spesso ad affrontarlo. Comunque c'è una domanda sull'alimentazione a quattro zampe dopo, poi la prendiamo. Allora facciamola, io non la vedo nelle... Allora, il veterinario l'agnello? Mi ha detto che l'agnello irrita lo stomaco del cagnolino. Allora, siamo sempre lì. Ragionate 2 secondi. Fate finta che invece che il veterinario, perché i termini sono questi, ve lo dice la signora seduta accanto a voi. Cosa significa l'agnello irrita lo stomaco? Su che base dice una cosa del genere? Nel senso, quando una persona, fosse anche, dico io, il Papa, il Presidente, vi dà un'informazione, deve darvi un'informazione che sia contestualizzata. Allora, io posso dire, guardi, nel suo caso l'agnello può dare fastidio allo stomaco perché tendenzialmente è una carne un po' più grassetta. Quindi se il vostro cane ha la gastrite o è delicato di stomaco, evitate l'agnello, oppure lo potete dare ma date carne, tagli magri. Ma dire in generale che l'agnello irrita lo stomaco dei cani
No, perché è una carne come il bovino, come il tacchino, come il pollo, quindi cercate sempre, anche voi potete pretendere, non è offensivo. Sì, dottore, ma me lo spiega perché l'agnello dovrebbe irritare il mio cane? È una questione specifica o lei pensa che l'agnello irrita in generale lo stomaco di tutti i cani? Ah sì. No, lo dico già io, però dico, potete fare così. Ok, che mi stavi Bene. chiedendo? Io ti stavo chiedendo, ecco, sulla le frattaglie Ah, che sì. sembra una parolaccia, Oh. però ci sono, ho visto poi in molte delle ricette col mio, comunque la componente le frattaglie sono al secondo posto, è una percentuale, insomma, un ingrediente importante in ricetta, subito dopo la Assolutamente. carne. Però c'è chi le associa come a un modo per dire metto frattaglie perché, che so, costano meno della carne e quindi diminuisce la qualità della ricetta, però No. non è così. No, assolutamente non è così. Questo è un altro di quelle problematiche legate a noi umani. Le frattaglie un tempo erano la base dell'alimentazione, molto più di alcuni tipi di carne, anche perché quei tipi di carne se li potevano permettere solo i nobili. In realtà l'utilizzo della frattaglia, logicamente tutto frattaglia no, perché, ma soprattutto perché è pesante da digerire. Però la trippa, il fegato, il cuore, tutte queste frattaglie in realtà sono molto ricche di vitamine, sali minerali, sono di per sé dei tagli molto molto ricchi di nutrienti. Ecco perché sono sempre stati usati nell'alimentazione in quanto è un più. Io vi dico che dal punto di vista nutrizionale un filetto è molto molto più povero di un pezzo di rene, di fegato o di cuore. Quindi non associate quello che facciamo noi, che sbagliamo, perché io lo so perché il 99% dei miei clienti, quando io dico ma lei mangia frattaglie, schifo, ed è anche difficile trovarle. Tra l'altro, ormai le frattaglie invece sono molto care. Una volta era il cibo dei poveri, in realtà Sì. adesso costano praticamente come un taglio di carne. Perché? Perché non le vuole nessuno. E secondo me anche l'utilizzo della frattaglia nella maniera corretta, sia in cuor mio che nell'alimentazione casalinga, ha un valore etico. Vi spiego perché. Se io uccido un animale solo per prendergli il filetto, siete eticamente scorretti. Cioè, parliamo tanto vegetariani, vegani, allevamenti diciamo, di massa, così. Ma se io do un animale che pesa 800 kg, prendo dei pezzi che tutti insieme sono 10 kg, voi avete sprecato centinaia di chili di quell'animale. L'utilizzo, come si faceva una volta, di quell'animale non si lascia nulla, è un utilizzo assolutamente etico, perché io, ok, ti uccido, fa parte anche della natura, perché in natura mangi, uccidi e fai, però ti utilizzo al 100%, quindi non solo sono sane, danno un apporto nutritivo diverso, ma sono anche, per chi crede veramente nelle scelte etiche anche alimentari, un modo per ringraziare quell'animale e utilizzare tutto quello che ci può dare. Vi Assolutamente. garantisco appunto che il cuore, il fegato, tutte possono piacere o non piacere, attenzione, mo adesso non dovete tutti sforzarvi, però ecco, non guardateli come spazzatura, perché in realtà non sono Esatto. spazzatura. Anche gli animali selvatici tendono a mangiare come prima cosa le frattaglie, le parti interne, perché sono quelle più ricche. Quindi no, assolutamente, è logico che se poi un prodotto viene usata troppa frattaglia rispetto alla carne, sì, non va assolutamente bene, ma la frattaglia secondo me va bene, ci deve essere, perché dà un più. Io nelle casalinghe metto le frattaglie almeno 2 o 3 volte a settimana, assolutamente, quindi no, non è negativo. Non, è un problema quando tu mi usi molta pelle, molte ossa, molte cartilagini. Perché questo? Perché tu rispetto alla polpa o alla frattaglia mi stai mettendo delle parti meno, diciamo, nutritive in senso completo, no? Sì, proprio No, la corretto. frattaglia. Ma anche il mondo artigianale è così, eh? E, questo avviene anche a chi fa prodotti artigianali.
E poi c'è qualcosa di strano, no? Perché cibo secco, artigianale, guardo gli ingredienti di ricetta, faccio un calcolo di quanto spendo io per quegli ingredienti, che comunque acquistando più quantità, generalmente rispetto al privato, ho un prezzo diverso, ovviamente, però non è che è la metà, Certo. assolutamente. E solo di ingredienti supero già il costo di vendita. C'è qualcosa che non quadra. Lì, per esempio, io per esempio, quando vedo questi prodotti così, vado a guardare subito se ci sono delle immagini, le immagini, quello che vi dicevo all'inizio. Se voi trovate un prodotto originale omogeneo, con le belle formine, tutto dello stesso colore, della stessa struttura, non può essere stato fatto con cibo tagliato a coltello o frullato. Provate anche voi, se voi a casa frullate una carota, un pezzo di carne, una patata, facciamo così che diventa più cremoso, e poi lo mettete in forno, non otterrete mai una cosa di un colore omogeneo, non è possibile. Quindi io, quando non sono molto sicura, vado a guardare questa caratteristica, perché questa è quella che mi dice: no, tu da qualche parte stai usando una farina, oppure no, sì, sembrerebbe che tu usi pezzi di, anche piccoli, anche creme, però le usi. Sì, e sui prezzi dobbiamo ragionare, veramente, perché signori, ripeto, per quanto, allora, facciamo finta, la barf.it fa dei tagli, dei prezzi ottimi, ok? Io prendo il bovino macinato, un po' grasso, ma è ottimo, a 4 euro, buono, cioè, diciamo, per uno che va al negozio. Ma anche con Come questi, prezzo ma... al chilo? Sì, Caspita, che prezzi? uno paghi meno di me. Com'è possibile? Ma questo perché, Da perché? dove viene? No, perché loro hanno una. In realtà questi negozi barf non sono singoli, loro lavorano, smerciano i prodotti di un grosso, diciamo, produttore che si chiama distribuzione barf. Questo è stato bravissimo perché è riuscito a fare una tale quantità che giustamente i prezzi gli sono crollati, no? Perché tu giustamente dici: già tu fai, hai un prezzo di carne che non è quello che prendo al supermercato. Immagina quello che vende ogni giorno tonnellate di carne. Certo. Quindi, anche però facendo con quello, lo stesso non mi vengono quei prezzi. Guarda, l'ho fatto anch'io, non so i prezzi di produzione, ma solo vedendo gli ingredienti, io ci ho pensato perché ho detto: voglio provare a fare un cibo alternativo, per i miei gatti. Loro mangiano fresco, però ogni tanto gli piacciono le croccantini perché stando fuori c'ho anche dei gatti randagi. Ho detto, io gli lascio sempre il fresco e ho detto: vabbè, voglio provare a fare un essiccato così, proprio a prova. Non mi viene questi col costo, cioè con un costo ragionevole. Perché vuoi o non vuoi? Ci devo mettere la carne, ci devo mettere un po' di verdura, ci devo mettere le integrazioni, la luce, il gas. Poi io non faccio i pacchetti, non spedisco, però comunque non mi viene quella cifra. Quindi anche quello fatemi venire un po' il dubbio. Ora, giustamente voi mi direte: vabbè, ma io non è che posso spendere sempre 200 euro al mese per un pacchettino. Ma no, però non vi fate neanche illudere che certi prezzi corrispondano al top. Quella, e basta essere consapevoli, Sì, assolutamente, no? Se io prendo un prosciutto a 1 euro e poi c'è un prosciutto a 1 euro al chilo e uno a 13 euro, normalmente è 12 euro al chilo, fatti venire una domanda sull'euro al chilo cosa significa. Cioè, lo facciamo per noi, no? Non è una questione di, come dire, voler attaccare o fare. Cioè, io li faccio, sì, ragionamento. Io ho avuto dei periodi in cui, signore, non avevo manco lo stipendio, quindi come può essere capitato a tutti? E facevo i ragionamenti, ora risparmio, però è successo che risparmiando mi è venuto il mal di pancia. Ma ci sta. ci sta lì è da mettere in conto assolutamente Non è detto che pagando tanto hai altissima qualità, viceversa, sì, è eh? vero anche quello Però troppo poco sicuramente, quantomeno non può essere quello che tu mi dici. Ecco, quello è il concetto. Non è coerente quello che tu mi dici con quel prezzo che tu mi dai. Non sei coerente, sei poco chiaro. E allora a me dà proprio fastidio. Non è che dico sei qualitativamente scadente. No.
mi dai fastidio, perché io voglio avere una comunicazione chiara. Tutto qui. Giusto, giusto, hai pienamente ragione. Condivido, ma penso anche la stragrande maggioranza delle persone che ci seguono. Se ci hanno sopportato finora, vuol dire che la pensiamo male. Il fatto è che chi ci segue già le sa queste cose, no? Noi speriamo che magari fanno un po' di passaparola, cerchiamo di... Che poi dico, almeno nel mio caso, non è che... Io lo dico sempre, non è che io dico... Quello che dico io vale solo se voi, per esempio, fate la dieta con me o comprate cuor mio. Ragionateci su tutto quello che fate. Quindi non è una questione solo per tirare l'acqua al proprio mulino, ma perché voi avete la responsabilità dell'essere vivente che sta con voi. Quello è il concetto fondamentale. Poi se chiedete la dieta a un'altra o un altro, va bene lo stesso. Però fatelo con un senso critico. Così come comprate un altro prodotto con un senso critico, se no non ha senso. Hai ragione. Allora, altre domande? Io no, tu che riesci a vedere altro? Io no. Ok. Allora, tanto poi almeno nel mio gruppo poi rimane la diretta, quindi poi sì, chi se la vuole vedere con sì. Comodo, perché poi spesso queste pure molti sono a cena, poi dopo se volete vederla ci sarà. Perfetto, bene, allora direi che ci possiamo salutare alla prossima diretta. Va bene. Buona serata a tutti. Anche a te. A presto, buona serata a tutti. Ciao, ciao. Ciao Annalisa. Ciao.